Sono tutti benvenuti in questo nuovo video dove sono fuori asse. Se noterete che ci sono dei cambiamenti dietro perché adesso ho spostato perennemente la mia bicicletta in camera. Questo servirà ai miei, tanto la faccio più che altro io perché uso anche la parte superiore per fare altre cose. Beh, ve lo spiegherò poi in un video, non voglio confondervi l'idea. Allora, questo video è praticamente incentrato, visto che stavo facendo le cose, facciamoci anche il video. Ho ancora la cera che mi si è rovesciata dall'ultimo ASMR nel tavolo. Che non la toglierò mai più, perché se gratto via la cera, gratto via anche la tovaglia. Che ho tipo una specie di cerata. Fortuna avevo la cerata. Allora, questo video è come programmo le mie giornate. Carino, no? Non so quando lo farò uscire. Perché adesso faccio solo 2 video a settimana. Su The Red Princess e Sara ASMR ne faccio altri 2 che sono appunto ASMR. Vedrò un po' come farli uscire. Quindi usciranno tutti sparpagliati questi video. Vedrò un po' come metterli, perché a volte può capitare che nello stesso giorno faccio più video acquisti, altri li faccio più su come programmo la mia giornata, come cosa faccio in quarantena. Poi uno anche su come mi... adesso sto facendo gli esercizi in casa. Poi perché su Instagram ogni tanto scrivo, faccio delle foto, però non faccio mai vedere quello che faccio, ne lo spiego. Magari poi vi spiegherò come lo faccio. Allora, come programma la mia giornata? Io sono una listomane. Ma scherzo, mi organizzo abbastanza bene, dai. Però mi ragazzo si chiama listomane. Faccio delle liste o degli schemi. Perché la mia vita va schematizzata. Allora, prima di tutto mi pongo una lista di cose da fare. Non c'è bisogno per forza che la facciate tutta. Non muore nessuno. La faccio solo, appunto, per avere delle cose da fare. Potete scrivere quello che volete, ovviamente le cose opzionali non le metto, tipo cucinare o lavarmi. Cioè, se proprio una cosa è più approfondita, la scrivo, tipo fare la lavatrice, non la faccio sempre. Quindi lo scrivo. Perché se vedo che porta via, ho il portabianchi in camera, io. Se vedo che strabocca, lo scrivo. Se vedo che non c'è, non lo scrivo. Invece, tipo, ogni giorno pulire la stanza la metto, perché ogni giorno almeno l'aspirapolvere lo passo magari lo straccio, queste cose qua. Se esco di casa, lavo anche il pavimento. Quindi, allora, prima di tutto faccio la lista delle cose da fare. Oggi, ad esempio, ho scritto mandare l'email alla dottoressa perché è un'impegnativa. È vero che non è più presentabile, però devo scrivere tutti i farmaci che mi servono e se c'è bisogno di un codice eventualmente, perché i farmaci mi rompono il cazzo che non ho le ricette. Pulire la stanza, lo metto sempre. Fare la lavatrice, che l'ho appena fatta, dovrò cancellare. Esercizi e ciclette, che le ho fatte stamattina verso... 13 e 11, un'oretta non faccio tantissimo perché non voglio ammazzarmi. Fare e montare i video, però faccio i video e se riesco li monto anche. E, insomma, lo metto quasi sempre perché comunque se riesco a fare qualche video male non fa. Poi il problema è che mi trovo tantissimi video poi, quindi devo anche riordinarli. Fine di colorare Red Fire, che sarebbe il mio drago che vedete spesso su Instagram, ed è là dietro, lo tengo dentro una busta. Programmare i video, perché può succedere che ne ho tanti e devo programmarli, perché se vedete ripetutamente gli stessi tipi di video, un po' annoiano. Fare la lista della spesa, perché io almeno una volta a settimana vado a fare la grande spesa e poi durante la settimana compro magari proprio quello che mi serve, tipo ieri ho preso queste all'INPS, insieme ad altre cose, ma ho fatto un robocco, come si dice. Giusto le cose che mi servivano, solo che man mano stanno tutte finendo. Quando stanno finite tutte, aspetto che arrivo proprio al limite e faccio la spesa grande. Depilazione totale finire. Questa cosa che scrivo sempre, che molti mi chiedete. Allora, io vado a tappe ultimamente, mi sto depilando a tappe perché ho deciso di non usare più il rasoio, ma di usare la ceretta, quindi le strisce depilatorie oppure le single peel. Quindi, tipo, le sopracciglia me le sono fatte con le strisce. Le gambe fatte con single peel, adesso mi mancano solo più le ascelle, parla di crescita ovviamente, le ascelle e se non sbaglio, solo le ascelle mi mancano in effetti. E la parte che è un po' più rompipalle perché poi devo usare il deodorante, quello che puzza, perché non ha l'alcol, quindi è l'ultima parte che mi lascio sempre, sono in casa però. E poi boh, adesso tutto il resto me lo sono già depilato senza andare nei dettagli. Rifare da bella settimana, la tabella settimanale la sto facendo adesso è questa qua, con i giorni della settimana dove scrivo quello che faccio praticamente. Tipo se non avendo un canale YouTube, 2 canali YouTube e tutto il resto lo scrivo. Poi ho scritto shopping, boh, perché ho caricato i soldi sul mio conto corrente che uso per fare gli acquisti. E quindi stavo pensando di comprarmi delle cose oppure non lo so, tenermeli per magari... Se ho delle emergenze, non lo so, adesso poi ci penserò. Se c'è qualcosa che mi piace veramente tanto, lo faccio. Adesso ho deciso di programmare più o meno come facevo prima. Quindi lunedì
volevo optare per fare esercizi, quindi metterò esercizi physique. No, esercizio fisico, poi. Il martedì c'è il mio video su YouTube, quindi voglio mettere un avviso che esce i miei video, quindi devono essere pronti, quindi devo... Metterò magari YouTube Red. Così devo scrivere piccolino perché... Purtroppo non ho tanto spazio, non ci voglio rifare la tabella 2000 volte. Nell'altra parte, il mercoledì, invece, ho pensato, di solito io il mercoledì lo usavo per studiare, quindi me lo lascio, metto studio o magari per fare i video, queste cose qua, metto study. Tanto capisco io che anche per i video, insomma, è un giorno che magari faccio qualcosa. Giovedì ho gli altri video, sempre di YouTube Red. Escono 2 volte a settimana adesso. Il venerdì invece escono i miei video su Sara SMR. Dirò YouTube ASMR. Il sabato invece è sempre libero. Me lo sono sempre lasciato libero fare quello che voglio. Mi si è appiccicato tutto. La domenica ho anche lì un video ASMR. Quindi metterò YouTube ASMR. Devo cercare un altro giorno della settimana per allenarmi, quindi ho messo per adesso lunedì. Pensavo di provare con il mercoledì, però il mercoledì spesso ho problemi perché potrei fare piuttosto, visto che tanto non so studiare, cioè studiare posso farlo anche nei giorni in cui esco i video, potrei usare il mercoledì o il venerdì, però il venerdì ultimamente mi trovo male. Perché appunto devo, mi trovo a montare ancora i video, a semmare tutto. Potrei fare o il giovedì o mercoledì giovedì per fare allenamento, esercizi fisici, almeno 2 volte a settimana. Posso mettere quindi l'esercizio fisico, lo metto il lunedì e poi mercoledì e giovedì mettiamo uno dei due. In uno dei due lo metto così. Uno di due, poi mettiamo poi la domenica di solito faccio giro i video, mettiamo video, metto video fare, perfetto, perché faccio video della settimana precedente. Il venerdì invece metterò, dovrei fare video ASMR, però secondo me non ci sta nei programmi. Perché giovedì sotto facevo i video per la settimana, però quelli ASMR dovrei farli prima, quindi dovrei farli tipo mercoledì o martedì o lunedì. Potrei mettere allora i video domenica, martedì, potrei fare i video, ma i video di solito faccio la domenica o quando, anche quando capita. Posso mettere una barra facendo tipo fare video con l'asterisco, li faccio un po' quando capita poi. Allora c'è un asterisco, in modo che quando ho tempo li faccio quando capita. Poi, oltre a questo, poi la spesa. Allora, il sabato, che sabato è libero, se riesco vedo mio padre. Gli metterò una cosa che ho scritto padre. Per chi se lo chiedesse, mio padre abita di fronte proprio a me, quindi a meno di 50 metri, quindi per quello posso vederlo. Perché magari molti dicono, ma non puoi vedere altre persone. Fortunatamente ho la fortuna di abitare proprio attaccato, come se fossimo vicini di casa. Quindi grazie a Dio posso vederlo. Idem mia sorella perché abitiamo di fronte. Poi lunedì ho esercizio fisico. Cosa, lunedì cosa ci possiamo mettere? Vabbè, poi ho l'altra programmazione che è quella che ho fatto con il mio ragazzo per vedere i film. Però diciamo che per ora potrei lasciarlo così, poi magari ci aggiungo le cose. Magari poi ci aggiungerò tipo... Poi beh, quando mi va, arriverà scelta tipo a volte disegno, a volte scrivo. E se devo scegliere un giorno poi in cui farò la spesa, che non so quale sia perché cambiamo, adesso cambiamo, poi se lo facciamo lunedì. E adesso di solito volevamo farla un martedì, un mercoledì che c'è meno gente. E vedremo un po'. Allora, penso che la mia tabella vada bene così. Adesso poi l'appendo. Voilà. È fatta tipo così, importa che la capisco io. Ora devo fare l'ultima cosa, che farò con voi in diretta, è la lista della spesa. Quindi
Io ho diversi fogliettini, allora, questi qua, piccolini, cioè per la spesa, perché tenendoli in mano con i guanti, la mascherina, tutto il resto è un casino. Quelli grossi invece li uso per fare le liste. Le liste non è che le rifaccio tutti i giorni, quindi dipende dalle volte. Ecco perché ci scrivo più cose. Allora, iniziamo a fare la lista della spesa, che la farò qua, che non è ancora stato tagliato, perché... Mettiamo i fogliettini così, così per un po' di spessore. Allora, lista della spesa. Allora, cosa ci mettiamo? Io inizio a scriverla adesso, poi man mano scriverò il mio latte, perché senza lattosio. Poi, la salsa yogurt, perché lo uso per fare delle salse che creo io. Le gallette di riso. Io vado pazza per le gallette. Poi, cos'è che sta finendo? Il popcorn. Poi, c'era una cosa che era più importante, però non mi ricordo. Allora, popcorn. Sì, io popcorn li scrivo perché guardo il film, ma no, ce n'è ancora un po'. Il pane ce l'ho. Forse è grissini. Grissini. Poi, sto pensando. Ah, il Philadelphia. Poi, sto facendo le virgole, barre, cose, vabbè. È una lista un po' strana. Poi vediamo un po' che altro manca. Salmone però la ce l'ho. Misto pesce. Misti pesce. Poi. Quando faccio la lista della spesa mi metto già 3 ore, quindi penso che scriverò giusto qualche cosa. Vediamo un po'. Dovevo vedere poi il frigorifero, perché ho una memoria fotografica fino a un certo punto. Poi vediamo un po' che cosa poteva mancare. Sto pensando al cosa c'è nel frigo. Se so io però ce l'ho, me l'ho anche comprato. Non so, poi vedrò con calma. Se non mi incoglionisco. Allora, questa la metterò qua, questa la posso buttare. Poi qua c'è scritto quello che ho fatto oggi, gli esercizi che devo scriverli. Ok, sono un appunto di quello che faccio. Ho bruciato tipo 223 calorie. Non è che sia tanto, però. Allora, questa la posso buttare, devo buttare anche il cestino. Questa è la mia listina. Questa. E tutto questo qua andrò poi ad appendere. Questo qua era la mia vecchia tabella. Guardate che tristezza. L'ho fatta proprio brutta. Ora andrò ad appendere tutto nella mia bacheca. Con questi qua. E niente. Io poi vi saluto. Ovviamente non appendo la mia lista perché la devo finire. E niente, spero che questo mio video vi sia piaciuto, sia stato un po' emozionante. E dimmi voi come programmate la giornata, cosa fate, tutto. Io adesso tengo la sigaretta in camera perché la parte questa qua, dei manubri, dove sopra ci sono dei pesetti, li uso per fare degli esercizi perché non mi posso appendere al letto, se no crollo. Quindi adesso io vi saluto e ci vediamo in un prossimo video. Scrivimi sotto nei commenti poi cosa fate voi e tutto. Io preferisco allenarmi al mattino. Perché pomeriggio ho più cose da fare, quindi mi trovo più scomoda, sinceramente, proprio perché i miei anche dormono, o a volte si riposano, guardano film, e quindi io ne approfitto per fare video. O per fare le live, fare altro, insomma. Vi saluto.